Uno sciopero partecipato. La dirigenza medica abruzzese ha incrociato le braccia dinanzi all'ospedale San Salvatore. Antonio Ginnetti della UIL e Anthony Pasqualone della CGIL. Una mobilitazione, uno sciopero che ha avuto grande successo. Ci sono anche i sindaci, Ginnetti a fianco a voi. Diciamo che difendere la sanità pubblica è un po' l'obiettivo. Questa manifestazione arriva anche dopo una buona notizia comunque dello sblocco delle assunzioni. Sì, una buona notizia l'abbiamo avuta nelle ultime ore. Chiaramente per noi certifica la bontà dell'azione sindacale, però non basta, bisogna fare di più, perché si parla di 207 assunzioni, ma la metà di queste sono stabilizzazioni. E se teniamo conto che anche quest'anno, così come è accaduto negli ultimi anni, ci saranno più di 100 pensionamenti e siamo alla fine dell'anno, è chiaro che bisogna fare uno sforzo di più in un'azienda che in questo momento ha oltre 700 carenze a livello di personale, parliamo di, non solo di medici, ma anche di area comparto. È un'azienda dove tra queste carenze ci sono anche circa 400 precari, vari contratti, quindi è chiaro che bisogna fare di più, molto di più sul personale. Pasqualone, il diritto alla sanità, ma il diritto alla sanità pubblica, la manifestazione insomma ha tanti argomenti all'ordine del giorno, una sanità pubblica sempre più bistrattata, liste di attesa, ecco, per gli utenti il servizio ad oggi com'è? Ma per gli utenti chiaramente l'accesso al servizio sanitario è chiaramente difficoltoso, tant'è che proprio la manifestazione di oggi, proclamata a livello nazionale, va a contrastare quelle che sono le decisioni sia del governo nazionale ma anche regionale sulla esiguità e scarsità delle risorse messe a disposizione. Questo chiaramente si ripercuote sia sui lavoratori e sulla carenza di personale, come anticipava il collega Antonio, e sia chiaramente sulle liste di attesa. Abbiamo delle liste di attesa che superano un anno nella nostra ASL. È chiaramente in parte forse dovuto a un assetto organizzativo che può essere migliorato, ma alla base di tutto c'è chiaramente la carenza di personale, tant'è che anche ieri nella programmazione dello sciopero molte persone hanno avuto difficoltà a poter aderire allo sciopero proprio per poter garantire i livelli minimi di assistenza, che in queste condizioni sono molto, molto precari, per cui l'utente, che è appunto al centro dell'attenzione del servizio del sistema sanitario pubblico, ha molte difficoltà in un accesso a cure, a servizi di qualità.